Ciao a tutti bambini, oggi vi mostrerò un gioco didattico che può servire anche per imparare l'italiano. Allora, sceglierò delle paroline, 20 paroline da scrivere su un foglio bianco, io già le ho preparate, e poi ne scriverò altre 20 uguali. Quindi 20 paroline più 20 paroline gemelle. Dopodiché, cosa farò? Ritaglierò queste paroline facendo un rettangolino e ritagliando ognuna di queste paroline. Alla fine otterremo le nostre 40 paroline, eccole, ognuna con la propria parolina gemella. Io ho anche decorato la parolina con un pennarello, potete farlo anche voi. Dopodiché prenderò tutte queste paroline e avrò bisogno di un'altra persona. Chiamo il mio assistente Ciao. Giancarlo, che mischierà queste paroline. E poi le girerà. Ok, ora possiamo incominciare la nostra scopa di parole. A me darà tre paroline che lui non dovrà vedere. Una, due, tre. Anche lui prenderà tre paroline. E poi porrà quattro paroline in evidenza. Possiamo incominciare il nostro gioco. Allora, inizia a tirare la parolina o la carta, come vogliamo chiamarla, chi non ha dato le carte, in questo caso io dovrò buttare, se sono fortunata, la parolina gemella. In questo caso sono fortunata e ho acquisito il mio primo punto. Ora vai Giancarlo. Ok, poi vediamo. Ecco. Sono molto fortunata, quindi vado a prendere altre paroline. Vai. Ok. E butto l'ultima carta. Dopodiché bisogna di nuovo dare tre paroline a ognuno. Ok, inizio sempre io, vediamo. Ecco, sapone. Un altro punto. Vai. Ok, niente, non ci riesce. Vai. Ok, niente. Ok, il video, cioè il gioco voglio dire, scusate, finirà quando finiranno tutte le carte, quindi si continuerà a dare tre carte a uno e all'altro e alla fine vincerà chi avrà ottenuto più punti. Ogni punto corrisponde ad una carta, in questo caso io già ho quasi vinto. Spero vi sia piaciuto. Tanti saluti. Ciao!